La paura è un argomento interessantissimo, un argomento molto interessante dal punto di vista psicologico. Ci sono tante teorie sulla paura, io ne ho una, che la paura è un fenomeno secondario, cioè non è un fenomeno primario. Per esempio, la collera è un fenomeno primario, cioè tu fai una cosa che mi dà molto fastidio e io mi incazzo, perché è immediato. Oppure, non so, il desiderio sessuale è un fenomeno primario. Tu hai qualcosa che io desidero e io questo desiderio lo sento fisicamente e mentalmente molto forte. Invece la paura è un fenomeno secondario. Cioè, secondo me la paura non c'è in natura libera, salta fuori la paura quando uno trattiene qualcos'altro. Per esempio, la prima paura che ne abbiamo conosciuto tutti quanti, salvo casi particolari, è stato a scuola, no? Che è il luogo della paura. Cioè, tu sei elementari e hai paura che ti bocciano, almeno a quei tempi, hai paura che ti faccia dire un brutto voto, hai paura che ti puniscano, no? E lì ti addestrano la paura. Come fanno ad addestrarti alla paura a scuola? Impedendoti di fare qualcosa. Tu cosa vorresti fare quando sei a scuola? Prendere la borsa, salutare tutti, perché hai capito come funziona, e dire: guardate, state pure qui, divertitevi, io torno a casa perché ho da fare, dico delle cose più interessanti. Questo non puoi farlo, non puoi farlo. Trattieni un impulso. L'impulso trattenuto è un'energia che sta ferma e che comincia a traboccare, come un fiume che viene, il cui corso viene impedito. Cosa fa? Esonda il fiume, no? Allaga le terre intorno. Ecco, la paura è l'allagamento. Tu vuoi fare una cosa, non puoi farla, hai paura. Poi di cosa hai paura? Questo lo vedi dopo. L'importante è che ci sia in giro questo allagamento che si chiama paura. Per esempio, tu vai in collera su qualcosa, però dici: non posso andare in collera, faccio un ragionamento, non sta bene andare in collera, non mi arrabbio, mi trattengo, trattengo, trattengo e ho paura di quello che posso dire. Prima non avevo paura, adesso che trattengo la collera, la mia collera trattenuta esonda e diventa paura. Oppure desiderio sessuale, io desidero questa persona. Però non posso dirlo perché penso che non sia giusto, che non sia morale, che poi faccio brutta figura, che poi mi comprometto, poi questo qua mi vuole sposare, eccetera, eccetera. Allora, trattengo e divento timida, divento timido, cioè ho paura, timido vuol dire pauroso. Perché? Perché sto trattenendo. Questo è un momento di paura obbligatoria, perché tutti sono trattenuti in questo momento. Uno vorrebbe uscire, non può. Uno vorrebbe andare a trovare qualche amico, non può. Vorrebbe fare una passeggiata fuori città, non può. È trattenuto. Quindi automaticamente si mette in moto la paura. Paura di cosa? Questo è il meno. Questo è il meno. È come quando hai fame. Dici: hai fame di cosa? No, ho fame. Ho fame in generale. Poi quello che c'è da mangiare mangio. Ecco, così io ho paura. Paura di cosa? Dipende, non so, di cosa si può aver paura. Una volta che hai paura, trovi la cosa di cui aver paura. Adesso siamo in uno stato di paura, quindi, perché siamo trattenuti. Come uscire dallo stato di paura? Ecco, se la mia teoria è giusta, allora bisogna vedere quale parte di te è trattenuta. Cos'è che è trattenuto in te in questo periodo? Ti manca cosa? Ti manca cosa? Se scopri cosa ti manca e trovi un adeguato sostituto, oppure fai quello che, se riesci, lo fai, la paura passa. Ti manca la vita sociale? Trovo un adeguato sostituto. Oppure ti manca il divertimento? Trova un adeguato sostituto. Se non trovi il sostituto e trattieni l'impulso che vorresti sviluppare, hai paura. Se invece non lo trattieni, la paura passa. La paura di per sé non serve a niente. L'effetto della paura è
il primo effetto della paura è quello che si chiama freezing, cioè assideramento, paralisi. Quando una persona, quando un essere vivente ha paura, si blocca. Ecco, bloccarsi non è mai utile, neanche nell'immobilità, perché la paura ti blocca i pensieri. Ecco, non farti bloccare i pensieri. Prova cosa ti stanno impedendo di sviluppare e sviluppalo. E allora passa. Non è come a scuola. A scuola non avevi scampo, a scuola non c'era scampo. A scuola dovevi per forza aver paura fino all'esame e poi eri libero.